Anziano rapinato in via Fiorentina apre il borsello e gli strappano 800 euro appena prelevati. Firmato un accordo con il Ministero dei Beni Culturali per i musei senesi. Prove di notte in diretta su Radio Sena TV a partire dalle 5.30. Robur avrà il campo di allenamento all'acqua calda, tutto questo e molto altro ancora all'interno del nostro TG. Buonasera dalla redazione di Radio Sena TV, nuovo appuntamento con l'informazione locale. Apriamo con la cronaca: anziano rapinato in via Fiorentina apre il borsello e gli strappano 800 euro appena prelevate. Era andato a prelevarle infatti alla filiale delle terrazze del Monte dei Paschi di Siena, poi come ogni giorno a comprare il pane al forno di Ravacciano all'interno della piazzetta di via Fiorentina. Ha estratto il borsello e ha pagato. All'interno del locale però si trovava in quel momento un giovane robusto mai visto prima, che era in compagnia di un altro uomo. Avevano parcheggiato il loro fiorino rosso nella piazzetta davanti al forno ed hanno seguito l'uomo, un 87enne della zona, mentre tornava verso la macchina. I due hanno preso dal fiorino una cassa di pomodori e, nonostante le proteste dell'anziano, l'hanno messa nel sedile posteriore della macchina dell'uomo. L'uomo allora ha chiesto se poteva dare un piccolo compenso, ha estratto dalla tasca il portafoglio ed ha preso una banconota da 5 euro. È stato in quel momento che il giovane corpulento, con la forza, ha tolto dal borsello gli 800 euro appena prelevati, poi con il complice è corso alla macchina ed insieme sono fuggiti. L'anziano era entrato nel negozio dove tutti lo conoscono molto bene e sotto shock ha raccontato quello che gli era appena successo. Immediati sono stati appunto l'arrivo dei carabinieri che hanno raggiunto via Fiorentina e poi hanno accompagnato l'anziano per fare denuncia in caserma. E ancora cronaca, per fortuna solo tanta paura per una giovane madre che questa notte è rimasta coinvolta in un incidente stradale nella zona di Bettolle, in località Casalpiano. La donna di 29 anni stava viaggiando insieme alla madre e ai suoi 4 figli, rispettivamente di 6, 3 e 1 anno, quando per caso è ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo dell'auto, rimanendo vittima di un incidente. Tutti gli occupanti della vettura sono stati soccorsi dal 118, il bambino di 6 anni e quello di 2 hanno riportato delle ferite, così come tutti gli altri, ma più lievi. Sull'episodio avvenuto intorno alle 23 stanno lavorando i carabinieri per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. E questa mattina è stata la giornata del Consiglio Comunale, è stato firmato un accordo con il Ministero dei Beni Culturali per i musei senesi, un'approvazione che ha fatto discutere maggioranza e opposizione. Sentiamo. È un atto così difficile e pieno di contenuti che è arrivato un po' di corsa in Consiglio Comunale, perché per un'improvvisa esigenza del Ministero di porre la firma in questo pomeriggio abbiamo dovuto accelerare i tempi e capisco che entrare nel merito, nei termini, nei contenuti importanti di questo atto richiede tempo, però credo che questo sia, oggi abbiamo approvato un atto importante per la città, un atto importante per il complesso museale, dove finalmente dopo 16 anni si dà corso a un percorso importante di valorizzazione, di accordo fra il Comune di Siena, che è il primo comune in Italia che firma un accordo con il Ministero dei Beni Culturali, fino adesso era solo firmato con le regioni, quindi ne dobbiamo andare orgogliosi anche di queste, orgogliosi di tutto il lavoro anche politico che c'è stato per raggiungere questo obiettivo, che non era scontato. Lorenzo Di Renzone, Siena cambia, ha cambiato all'ultimo, sembrava che si astenesse, poi invece ha votato a favore di un atto che è stato è salito all'attenzione più per i risvolti politici che per quelli relativi all'argomento. Dunque, per noi non era un risvolto politico, per noi insomma, cioè, che guardiamo sempre la sostanza, era il riuscire a capire bene l'argomento che andavamo a trattare. Quindi gli argomenti per noi devono essere trattati nelle sedi giuste, devono avere il tempo di essere metabolizzati, capiti, discussi e poi alla fine anche votati. Quindi noi abbiamo all'inizio, avevamo detto anche ieri sera in commissione che ci saremmo astenuti, perché appunto non eravamo riusciti a capire bene alcune parti dei passaggi dell'atto, però con l'ultimo emendamento è stato fatto, quindi che ogni atto successivo, quindi che ogni accordo successivo deve passare dal Consiglio Comunale, riportiamo diciamo, l'argomento alla discussione quindi del Consiglio, quindi per questo abbiamo deciso poi di votarlo. Marco Falorni, fortemente contrario all'atto che è stato votato e alla metodologia utilizzata.
Sì, è vero, più alla metodologia che all'atto, perché è dal 2001 che attendiamo la concretizzazione dei primi accordi col ministro Melandri per il sistema museale senese. Tempo fa avevo anche fatto un'interrogazione al sindaco per sapere a che punto siamo, e il sindaco rispose con sufficienza che eravamo praticamente all'anno zero, perché quella del 2001 era solo una dichiarazione di intenti. Ed ora ci presenta come ordine aggiuntivo, come affare aggiuntivo all'ordine del giorno, un atto già fatto, quindi un fatto compiuto, perché il Consiglio non deve far altro che votare, perché si dice alle 3 del pomeriggio arriva il dirigente ministeriale per la firma. E così si svilisce completamente il ruolo del Consiglio Comunale, che, va ricordato, rappresenta tutti i cittadini senesi. E in Consiglio Comunale si è parlato anche della Robur, che avrà il campo di allenamento all'acqua calda dopo l'approvazione della riqualificazione del campo Bertoni. Ce ne ha parlato Massimiliano Bruttini, consigliere del PD. Sentiamo. Delibera del Consiglio Comunale, questa modifica al regolamento sugli affidamenti degli impianti sportivi tende proprio a questo, a riconoscere alla società sportiva, in questo caso la Robur Siena, perché è la società che milita nel campionato più in alto, un posto dove poter svolgere la propria attività di allenamento. Cioè eviteremo con l'adozione di questa delibera di dover vedere la Robur Siena, o comunque il Siena, molto più bello, andare in trasferta a Colle, Uopini, Castellina e altri posti. Indubbiamente a questo si abbina il fatto che in questo caso il campo dell'acqua calda rimane anche al campo dell'acqua calda rimane anche la vocazione di interesse locale, perciò le realtà del territorio, le realtà del quartiere continueranno ad avere i propri spazi dove poter far giocare i ragazzi, dove poter fare i propri campionati. E passiamo adesso al caso David Rossi, nuova importante udienza in tribunale sul caso David Rossi. Il giudice si riserva di decidere nei 5 giorni in merito all'archiviazione dell'istigazione al suicidio, ed è stata presentata una nuova perizia dal perito Luca Scarzelli, che parla di una manomissione dell'impianto di videosorveglianza nel quale manca un hard disk. Sentiamo. Nuova perizia che riguarda in parte ancora l'analisi del video, perché il file video presenta delle caratteristiche che non lo rendono pienamente compatibile con l'estrazione così come è stata fatta il 25 di giugno, quando abbiamo fatto il sopralluogo, e quindi questo ci desta ulteriori perplessità. Ma questo hard disk mancante, dove, che cosa sia stato detto, dove è finito? L'hard disk mancante, come di tante altre informazioni di quel videoregistratore, al momento noi non disponiamo di alcuna informazione se non quella appunto di risultare mancante. Può essere definita una manomissione? Questo non lo so, la perizia del file si renderebbe necessaria per questo. Certo è che se io in un videoregistratore di un impianto di videosorveglianza vedo mancante un intero hard disk, posso pensare, e sicuramente lo penso, che in quell'hard disk ci fosse non solo la videocamera numero 6, cioè quella che è il cui filmato è in atti, ma anche le altre, che erano almeno altre 12 che inquadravano la parte di interesse. Quindi quello che noi abbiamo sempre sostenuto, cioè che abbiamo rinnovato anche la richiesta di avere ulteriore, per ricordarlo, noi abbiamo avuto soltanto quello così come è detenuto, dalla procura, ma dalla questura di Siena, abbiamo ricevuto soltanto l'8 di luglio. Prima avevamo degli altri file, quelli effettivamente di qualità pessima. Quindi non lo so, ecco, il fatto che questo hard disk risulti mancante può far pensare che quella sera lì siano state condotti alla visione anche di altre videocamere, questo di sicuro. E per quanto riguarda la caduta da un piano superiore? Allora, quella è una cosa della quale noi ovviamente non siamo certi, però quello che diciamo è questo: siccome c'è una finestra al piano superiore la cui traiettoria è compatibile con quella della caduta, e al momento, anche dopo gli accertamenti del colonnello Zavattaro, dal punto di vista della cinematica ha fatto dei calcoli corretti, però proprio perché inficiati dalla qualità di questo video
non ci consentono di avere né una misura precisa della distanza a cui si trovasse il corpo nel primo frame, cioè nel primo fotogramma in cui si vede la caduta, e neppure del tempo che intercorre fra quando appare il corpo e quando tocca terra, è inutile provare a fare delle illazioni, ma è quello che si può dire è che la velocità con la quale il corpo cade è indeterminata. Essendo indeterminata la velocità, è indeterminata anche l'altezza da cui è caduto, quindi può essere caduto anche dalla finestra del piano superiore. Cioè. Sempre per quanto riguarda le telecamere, si ipotizza che possano esserci state anche più persone che hanno in qualche modo gravitato in quel vicolo? All'inizio del vicolo, cioè nella intersezione con la via De Rossi, di sicuro, perché sono evidenti le ombre prodotte nel muro, è evidente l'attività di un veicolo, peraltro in una posizione contromano rispetto a quella che percorrono i veicoli usualmente. Quindi di quello si sa. E gli accessi all'interno del veicolo, ce n'è uno in particolare che ci desta particolare curiosità, è quello delle 20.04, e però ha una qualità dell'immagine particolarmente degradata, scarsa. Anche quello, in una futura perizia informatica sul file video, potremmo avere delle risposte più certe. E sono 62 i cavalli ammessi alle prove di notte dopo le previsite effettuate al ceppo. L'inizio delle batterie è previsto alle 5.30 e si concluderà alle 7.30. I cavalli sono suddivisi in 8 batterie e 10 sono i cavalli ammessi direttamente alla tratta. Radio Sena TV seguirà chiaramente le prove di notte in diretta a partire dalle 5.30 con il nostro palinsesto Passione Palio. E applausi scroscianti a un boato, hanno accolto il drappellone di Laura Brocchi, apprezzamenti anche per il Masgalano di Penco. Sentiamo il servizio di Matteo Borzi. Applausi scroscianti per il drappellone di Laura Brocchi per il prossimo palio del 2 luglio. L'artista senese è stata capace di concretizzare la forza di una tradizione secolare e una parte importante della storia culturale della città in maniera originale e creativa. Le contrade, rappresentate a sbalzo su mattonelline di rame ricoperto di argento, ripropongono sì l'araldica contradaiola, ma con una sapiente e calibrata dose di inventiva. Disposte lungo il lato sinistro, delineano con vigorosa luminosità la parte dipinta, dove sulla destra in alto emerge la Madonna di Provenzano, in onore della quale si corre la carriera di luglio. Nel volto della Vergine è facile ritrovare i lineamenti dell'artista che, per raffigurare la madre di Gesù, ha attinto dalla memoria del suo DNA un omaggio alla mamma, come appariva in uno dei giorni più belli della sua vita, quello del matrimonio. Un'opera nel suo complesso che nasce dal movimento di tanti elementi, metalli, colori, ricami, per un messaggio poetico che Laura Brocchi ha saputo creare sul drappo di seta con la sapienza e l'abilità di mani guidate da un cuore senese e contradaiolo. Molto apprezzato anche il Masgalano, l'opera realizzata dall'artista fiorentino Paolo Penco e offerta dai Lions Siena nel 60° anniversario dalla fondazione. Ma sentiamo, al termine della presentazione del drappellone, proprio l'artista Laura Brocchi. No, sinceramente ero come anestetizzata, penso si è anche visto, insomma abbastanza, è stata un'esperienza veramente da brividi. Quel volto è quello di tua madre? Sì, mi sono ispirata a lei, non è proprio un ritratto esatto, però comunque il pensiero è andato lì. Adesso passiamo alla giustizia paliesca, perché è stato presentato il progetto di gestione informatizzata dell'archivio e delle sanzioni. Sentiamo il servizio. Presentata oggi la digitalizzazione dei documenti di archivio relativi alla giustizia paleschia. Come è nato questo lavoro e come funziona? Sì, ci sembrava opportuno sistematizzare la raccolta delle sentenze in fatto di palio. Perché io l'ho sperimentato personalmente quando mi sono trovato davanti alla decisione finale su un fantino o su una contrada, sono andato a guardarmi le sentenze precedenti per cercare di fare in modo che fossero omogenee nel tempo. E c'è un librone che le riporta, però un librone scritto manualmente, può capitarti magari di non leggere bene o di non trovare la sentenza giusta. In questo modo, a disposizione per noi, ma anche per gli altri, a cominciare dalle contrade, noi abbiamo un archivio informatico che degli ultimi 30 anni raccoglie tutte le sentenze, perché noi stiamo cercando di fare in modo che ci sia nella definizione di un verdetto finale, ricordiamoci sempre che la giustizia del comune
è una giustizia senza appello, cioè c'è una prima proposta, poi le discolpe, le motivazioni delle persone interessate o delle contrade interessate, e poi arriviamo alla sentenza finale. Quella finale è veramente definitiva, perché il palio si amministra all'interno della nostra sfera amministrativa. Quindi è oltre, diciamo, è veramente necessario che, oltre a perseguire come traguardo il rapporto fra comportamento e sanzione, noi si cerchi anche un'equità nel tempo, e quindi quella sanzione deve essere il più possibile simile, proporzionata a quello che è stato fatto in altre occasioni, anche se le occasioni non sono, come dire, le occasioni, cioè le case non sono sempre uguali, possono essere paragonate ma non sono uguali in modo totale. In questo modo, con la consapevolezza che il palio non rimane mai uguale a se stesso, ma si evolve nel tempo, pur rimanendo fondamentali alcuni fondamentali meccanismi e ritualità, in questo, diciamo, attraverso questa implementazione tecnologica, facciamo in modo che tutti potranno, attraverso un semplice clic sul sito del comune, avere a disposizione quei dati che invece dovevano essere cercati attraverso la memoria o gli archivi, come appunto quello che dicevo, trascritti in un grande librone che stava dentro l'ufficio del comune. Arresti domiciliari con braccialetto elettronico era la decisione del GIP del Tribunale di Salerno a conclusione dell'udienza di convalida dell'arresto dell'attore Domenico Diele, ma la mancanza di un braccialetto elettronico disponibile ha fatto sì che il Tribunale decidesse di far rimanere in carcere l'attore accusato di omicidio stradale aggravato per la morte di Ilaria Di Lillo, sbalzata dal suo scooter dopo essere stata travolta dall'auto guidata dal 31enne nella notte tra venerdì e sabato. Ma sentiamo il servizio. Domenico Diele, l'attore 31enne che ha investito sulla corsia nord dell'autostrada del Mediterraneo Ilaria Di Lillo, morta in seguito all'incidente, resta rinchiuso nel carcere di Fuorni di Salerno in attesa del braccialetto elettronico. La misura cautelare a domiciliare disposta dal GIP, ricorda l'avvocato della famiglia Di Lillo, Michele Tedesco, è subordinata all'applicazione del braccialetto. Solo quando sarà nelle disponibilità delle forze dell'ordine, Diele potrà lasciare la casa circondariale di Salerno per raggiungere l'abitazione romana della nonna. Attualmente l'attore 31enne è rinchiuso in una cella del reparto transito del carcere di località Fuorni, che divide con altri 3 detenuti. Diele è difeso dall'avvocato Viviana Straccia del Foro Romano, che ha assunto l'incarico subentrando all'avvocato d'ufficio Monica Salerno. Domenico Diele ha vissuto a Siena fino all'età di 20 anni, poi dopo la maturità al liceo scientifico si è trasferito a Roma per intraprendere la carriera di attore. Dipende dall'eroina, ma mi sono distratto con il telefono, ha detto il giovane che guidava senza patente, in quanto sospesa nel 2016 quando era stato trovata la guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Recidivo per aver avuto un precedente sospensione nel 2009 per lo stesso motivo. Fatemi finire il film per non fare danni anche alla produzione, ha chiesto Domenico Diele, che in attesa del braccialetto resta in cella. Erino Rappuoli è stato premiato per le più importanti scoperte in ambito medico-scientifico a livello mondiale. Sentiamo. Erino Rappuoli vince il premio della Fondazione Gardner per le scoperte a livello mondiale in ambito medico-scientifico, e qui all'Università di Siena viene proprio organizzato un evento in suo onore, un momento importante anche per l'università e per la città stessa. Qui a Siena, più di un secolo fa, Achille Sclavo ha cominciato una bellissima tradizione, quella di fare serie vacciniche Sclavo è diventato l'istituto che ha fatto i vaccini per un secolo per il nostro paese, e quello che poi è diventato oggi GSK, dove continuiamo a fare ricerca avanzata nel mondo e a essere tra i leader mondiali della vaccinologia e a fare continuamente nuove scoperte. E non solo ci limitiamo a fare vaccini che sconfiggono malattie importanti come la meningite, la pertosse e altri, ma siamo insieme all'Università di Siena, abbiamo anche cominciato un programma educativo che è l'unico programma, l'unico master in vaccinologia al mondo, che insegna ai medici paesi in via di sviluppo come utilizzare i vaccini, quanto sono importanti, come usarli nei loro paesi, e questi medici che vengono educati qua ritornano nei loro paesi e ricoprono posizioni importanti di salute nell'ambiente della salute pubblica e riescono, una volta educati qui, a cambiare la salute delle loro popolazioni.
Ecco, proprio al Master dell'Università di Siena lei ha deciso di donare una parte del premio in denaro che riceverà. Sì, oltre al piacere di avere il premio, la Gerdner Foundation dà anche un premio in denaro e a me sembrava un'opportunità unica di usare parte di questo per qualcosa di importante, quindi ho deciso di dare parte del premio come per una borsa di studio per uno studente del Master in Vaccinologia. E passiamo adesso alla nostra pagina sportiva, la Robur, giornata in cui in Consiglio Comunale si è parlato del Siena con l'approvazione, come abbiamo visto e sentito anche precedentemente dall'intervista, della riqualificazione del Bertoni per farlo diventare campo accessorio del Franchi. Dopo l'approvazione la società dovrà presentare il progetto all'ufficio tecnico del Comune per l'ok definitivo, ma si parla anche di mercato. Tra i nomi accostati alla maglia bianconera, quello dell'attaccante del Pordenone Stefano Pietrabiasi, rumors anche su Davide Giorgino del Parma e Cruciani della Viterbese. Intanto si è tenuta la scorsa settimana, venerdì, una conferenza stampa dove è stato ufficializzato l'interesse dell'imprenditore Massimo Macchi all'acquisizione della Robur Siena. Sentiamolo. No, allora, io non ho oggi un piano da presentarvi, non ce l'ho proprio, ma il giorno che ce l'avrò vedete che avrà grande coerenza su come a pilastri cercherà di costruire quello che io insisto, se metto un milione di euro in questa squadra voglio che sia investito, non che vada a copertura delle perdite. Questa è la cosa fondamentale. Sono nato a Gallarate. Gallarate era famosa per essere in tutte le barzellette. Non so se vi ricordate che Walter Chiari metteva Gallarate in tutte le barzellette. Ho imparato le dimensioni della provincia. Ho vissuto sempre in grandi metropoli, ma so quali sono le dimensioni della provincia. E sono cresciuto imparando che si parte dal piccolo e piano piano si costruiscono cose più grandi, e quando si è diventati sufficientemente grandi bisogna preoccuparsi di essere sicuri di potersi sostenere. Quindi io non sto pensando a Siena o al Robur come il Real Madrid, sto pensando al Siena e alle sue dimensioni, esattamente come ha detto il dottor Bertoletti, ci saranno degli anni di transizione e cerchiamo di costruire il futuro, ma con delle fondamenta. E l'imprenditore Macchi è socio di maggioranza anche della società Siena Sport Network, la quale oggi ha ufficializzato l'acquisizione del 34% della partecipazione societaria della Menzana Basket 1871, atto conclusivo di un percorso iniziato da tempo e già concretizzatosi con il reperimento dello sponsor Soundreef con l'impegno di garanzia di ulteriori proventi della ricerca di pubblicità, si legge in una nota stampa della Menzana Basket 1871. Dopo questi passaggi specifici significativi per lo sport e per la città di Siena, si legge, la società Siena Sport Network invierà una lettera alla pubblica amministrazione al fine di richiedere un incontro per presentare i progetti che la società ha intenzione di sviluppare su Siena. Del gruppo farà parte anche Pietro Mi. Ora l'Emma Villas Siena che completa il roster, è verso il completamento del roster con l'inserimento di una banda, Elison Domonte Martins Melo, classe 1993. E intanto salutano il progetto della Emma Villas Siena alcuni tasselli importanti della scorsa stagione, come il libero Andrea Cesarini che tocca la corte di Sirce, la Sirce FT Perugia, il centrale Menicali trasferito alla Sieco Service Ortona, l'opposto Padula Diaz, le due bande Noda Blanco e Rossumanno e anche l'opposto Canistra. A salutare Siena anche Stefano Patriarca e il giovane libero Leonardo Battista. E ancora sport, ma cambiamo argomento perché è iniziato lo Special Summer League Camp di Basket, organizzato dal Costone Siena, che con la collaborazione di Alessandro Magro, Sandro Bencardino, David Moss, Michele Catalani, Giulio Griccioli e Cristina Conti ha portato al Pala Orlandi un camp di basket ad alta specializzazione, con ospite anche l'ex play della Menzana e ancora legatissimo a Siena, Daniel Hackett. Sentiamo insieme anche a Caukenes. Ma prima di tutto a divertirci, a migliorare, a crescere, a cercare di uscire da questo camp giocatori migliori e ragazzi migliori, tutto qua. Città che ha fatto della pallacanestro storia e passione, abbiamo tanti ospiti speciali da David Moss a Rimas Caukenes, Carraretto e tanti altri ospiti, e cerchiamo di rendere questi ragazzi felici, farli divertire e niente, tutto qua. In questo caso giocare per noi, giocare a Siena era stato un momento molto, molto speciale. E non, dim-
dimenticheremo mai, perché qui abbiamo trovato anni migliori dal punto di vista di basket, di amore, di miglioramento, di amore per la città, avere contatto con i tifosi, tutto quanto. Per noi è veramente stato speciale qua, perché qui abbiamo migliorato tantissimo. Credo ognuno, ogni giocatore ha il posto dove avrà, diciamo, la possibilità di migliorare di più. Quindi non dimenticare questi posti e sempre avere... Chiusura dell'evento, sarà il gran finale dove riusciremo a raccogliere sei amici della nazionale sordi che verranno a giocare insieme ai nostri grandi ospiti da Kaukenas, Moss, Hackett, Kjagic, il Middleton, Carrareto, chi più ne ha più ne metta, e poi avremo tanti ospiti anche da Maccarone, anche gente speciale che non possiamo rivelare fino al momento della partita, perché ci saranno anche attori e gente dello spettacolo. Perciò sarà un evento incredibile che racchiuderà grandi personaggi per dare, diciamo, una chiusura strepitosa a questo evento che speriamo abbia fatto abbastanza rumore. Era questa l'ultima notizia, un saluto dalla redazione di Radio Sena TV.